Buonasera a tutti, altra doppia presentazione, nel primo caso due pari ruolo, cioè Roma e Latino. Oggi è più giovane, ovviamente non dirò più vecchio, ma dirò il meno giovane della VL, cioè Bernardo Musso. Allora, eccoci qua, grazie ancora per essere qui anche oggi, orario insolito, soprattutto sabato, e quindi vi ringrazio. Direi, allora, oggi presentiamo, Bernardo credo che a questo punto non abbia nessun bisogno di essere presentato, ma semplicemente per un saluto, un piacevolissimo ben ritornato, e poi dirà come è passato l'estate, il resto lo conosciamo. Mentre invece per quanto riguarda Nicolò Basile, spendo due parole in più perché credo che Nicolò è un giocatore che anche lui, come tanti altri di questa squadra, abbiamo voluto, oserei quasi dire, a tutti i costi. Io, parlando con Stefano, già ancora in tempi non sospetti, mi ricordo che siamo andati a vedere una sua partita con la nazionale a Roseto, e se non mi sbaglio era a giugno, poco meno, perché appunto riteniamo che Nicolò sia un ragazzo molto giovane,
però abbia già avuto esperienza. Ricorda che emozione che è stato quel finale, e quella è stata veramente la vittoria, la vittoria della salvezza, perché è vero che poi abbiamo vinto Venezia in casa, ma vincere in casa con Venezia è stato quasi in discesa dopo quell'impresa di Brindisi, e quell'impresa si è conclusa con due conclusioni clamorose di Bernardo negli ultimi minuti che siamo andati a fare. Stavo dicendo come ho passato l'estate. L'estate ho fatto il bagnino e il barista, quindi ho fatto un po' di tutto. E come nel campo, che cerco di fare un po' di tutto, poi non ci riesco a fare niente. Vado a raddoppiare uno, tiro da tre, cerco di rubare un pallone. No, guarda, ti posso dire i primi impatti dei nuovi compagni anche che li ho visti. Abbiamo fatto tre allenamenti, non è giudicare, però li ho visti che sono fisicamente molto forti.
rispetto all'anno scorso siamo un po' più forti fisicamente. Questo è il primo fatto, poi io non so di gioco e tutto quanto, però questa è la prima impressione, quindi buona. Quindi questo è un passo in più perché diciamo non subiremo in alcuni aspetti e quindi solo quello. Ciao a tutti, guarda, sono contentissimo di essere qui, lo sapevo comunque da tanto che c'era una grossissima tradizione qui a Pesaro per il basket, ma non mi immaginavo così. Primo allenamento in palestra c'erano un sacco di persone, anche oggi pomeriggio, sabato pomeriggio con non so quanti gradi fuori, il mare, così, c'è un sacco di gente, quindi mi fa un sacco piacere, sono contentissimo. Le prime impressioni sono veramente ottime, ho la squadra, siamo giovanissimi, il più vecchio è Bernardo, quindi siamo molto giovani, stiamo trovando benissimo col gruppo, stiamo cercando di fare comunque molto gruppo. Sono gli americani, comunque sono la prima esperienza, io, Jack Pro e Tommy Raspino, che anche loro sono la prima esperienza, quindi siamo una squadra molto motivata per far bene tutti insieme, fare il meglio possibile. Applauso. Una grossa opportunità per me, ho sentito comunque, ho parlato tutta l'estate con Sandro e Ario, che già comunque li ho conosciuti, sono stato un anno a Forlì, anche con Bernardo che l'anno a Forlì, e per me comunque una grossa opportunità, c'è solo alla fine un playmaker davanti, quindi lo so che comunque magari non saranno forse tantissimi minuti, però i minuti che magari posso avere cercherò di dare il massimo e di fare le cose che mi chiederà il coach, di sbattere un sacco in difesa e fare le cose giuste in attacco che mi verranno chieste. Lui abita 20 minuti, è nato e abita 20 minuti a casa ad Altamura. E fin da piccolo comunque è sempre stato il mio modello, così l'ho conosciuto, ci ho parlato diverse volte e l'anno scorso per la prima volta ci ho giocato contro e giocavamo a Forlì contro Capo d'Orlando, è stata un'emozione fantastica perché da quando avevo 7-8 anni comunque avevo i suoi poster in camera e tutto, poi giocarci contro e marcarlo è stato veramente bello. No, ufficiale non è, no, però un occhio si deve spiegare. Sì, adesso è. Però essendo più vecchio, fra virgolette. Dipende da quanto parla. ancora non lo sa cosa significa essere capitano. Quando lo saprà, rinuncerà. Infatti è la mia prima volta, quindi è un'esperienza anche nuova perché credo che c'è un po' più di responsabilità di un altro giocatore, il capitano diciamo sarebbe il punto di riferimento e tutto quanto, quindi se così sarò contento di prendermi questa responsabilità e è tutto a posto. No, è che son più leggero, più asciutto, però adesso devo mettere il muscolo, che altro. Sì, son 5 kg, mi sa, 4 kg e mezzo, però, e quindi, no, mi sono asciugato, d'estate un po' mi asciugo, però, quindi adesso mettiamo un po' di muscoli, però la mano non cambia, la mano è sempre la stessa.
tutti diversi. Loro mi sa che hanno cambiato tante squadre, quindi non si sa, dai, però sarebbe bello riniziare da dove avevamo lasciato, quindi speriamo bene. Infatti, spero, promette bene. No, gli avevo chiesto, l'ho sentito, se è stato detto bene, me lo lasci. Ha detto no, no, non te lo posso lasciare, è mio, e quindi. E quindi l'ho lasciato. Ho scelto il 3 quest'anno. Non so, e i numeri nuovi mi piaceva comunque il 3, quindi ho scelto questo. Ho fatto Under 16, abbiamo fatto gli europei e poi quest'estate abbiamo fatto raduni con Under 20, con 94, con i ragazzi grandi. Dopo un mese abbiamo fatto prima 2 settimane a Roseto, Domeggio e Trieste. Io ho fatto 3 anni a Forlì, il primo anno sono arrivato, c'era Vucinic come allenatore, sono riuscito a esordire subito per vari motivi, comunque a novembre, sono arrivato a ottobre perché avevo avuto problemi con la fortitudo, dopo un mesetto sono riuscito a esordire subito. Quell'anno lì, magari i primi 2 anni non ho giocato tantissimo, però l'anno scorso sono riuscito ad avere tanti minuti e quindi sono riuscito a fare tante esperienze. Logico che comunque il livello della Serie A è diverso, però ce la metterò tutta per subito per ambientarmi in questo, in questa serie. Comunque eravamo già in contatto con Pesaro da parecchio tempo, io avevo comunque il contratto con Forlì 2 anni e dovevo comunque aspettare, diciamo, un po' che loro sistemassero tutto con la società. E poi alla fine non abbiamo trovato il giusto equilibrio con i nuovi arrivati e comunque eravamo già in contatto con Pesaro, con Sandro, Ario e Stefano e quindi ho subito preso la palla al balzo per venire qua. Ho fatto un altro anno ancora, cioè questo è un altro, sì. Quindi questi primi giorni di lavoro, come stanno andando, è un altro che invece di tutto ci sta cimentando, non so se vuole delle chiavi, se vuole sentire. Per adesso sta andando benissimo, perché comunque si vede che c'è un'organizzazione ottima, il preparatore, lo staff sono veramente super preparati, ci stiamo allenando forte. All'inizio comunque sempre devono comunque sempre cercare di spingerci al massimo e adesso come tutti, siamo tutti giovani, comunque stiamo cercando di allenarci tutti al massimo, non c'è nessuno comunque che si tira indietro e quindi a me fa piacere, un gruppo veramente bello per adesso. No, sì, concordo con quello che dice lui, sono 3 allenamenti che abbiamo fatto, è poco, però ci siamo conosciuti con i ragazzi, sembrano tutti bravi ragazzi, prima esperienza fuori dall'America, quindi bisogna anche coinvolgerli e parlare un po' con loro, fare un po' di gruppo, infatti lo stiamo facendo e io credo che questa è la strada giusta. Serve molto perché dall'anno scorso ho imparato, erano tutti nuovi, alla fine tutta la squadra nuova e quindi c'è un punto a favore, so almeno come posso
anche muovere, posso parlare con uno o con un altro, così, perché se alla fine le partite si vincono insieme, si gioca insieme, quindi il gruppo è molto importante in questi casi. No, quest'estate non l'ho fatto perché ero in nuova nazionale, l'ho fatti gli altri anni, però quest'anno non c'era, a San Patrignano c'era. Tanto non per Filippo. E sì, mi ha imparato benissimo, Calton, comunque di Pesaro, come città, come piazza. Altre domande? Ho giocato l'anno scorso con Croce. E quindi infatti vengo qui che forse conoscevo più persone di Bernardo. Alla fine ritrovo Sandro, Ario, Bernardo, Jack con cui ho giocato l'anno scorso, altri ragazzi comunque italiani con cui avevo giocato, già comunque li conoscevo abbastanza e quindi diciamo che non sono partito proprio da zero. Poi è stata comunque un'accoglienza veramente super. Sì, guarda, sogno sempre, però i piedi per terra ce li ho, quindi l'obiettivo è salvarsi, è più comodo dell'anno scorso se possibile, anzi molto più comodo se sarebbe possibile. quello è a cui si punta, poi quello che viene di più è meglio, perché come le ho detto, ho visto tutti i ragazzi che fisicamente sono molto buoni, quindi delle potenzialità io credo che ce l'abbiamo. Sta a vedere se riusciamo anche a fare un bel gruppo, conta molto anche in questi casi la fortuna, quindi è tutto un insieme di cose che si devono dare. Però sì, io sogno, a me piacerebbe fare quello che ha fatto Pistoia l'anno scorso, quindi mi piacerebbe. Però pensando che sempre dobbiamo mettere una squadra dietro, puntiamo a questo. Altro? Ma faremo un riepilogo, o comunque il punto della situazione è lunedì. Dall'apertura, un po', diciamo che sta andando nella normalità. Bianco veloce. Sì. Oggi domani l'allenamento lo vedrete a Riccardo Rosa, non perché ha problemi, perché ha avuto un permesso. E per finire le guide di scuola guida, mentre da oggi pomeriggio si aggrega per 4 elementi Tommaso Ingrosso, che è un centro alla forte dei 92, che è cresciuto nelle giovanili di Remensano a Siena, anche se è nato a Pescia e i primi passi li ha fatti con Montecatini, ha fatto un anno di prep school a Charlotte, adesso ritorna qua e da oggi pomeriggio a martedì si aggrega con la squadra per l'anno. Si aggrega per 4 giorni. Domani riposo, lunedì, ore 16:30, sala del Consiglio Comunale, Uoli Giacci. Lunedì, 16:30, sala del Consiglio Comunale, aperta. Siamo in piazza, nella zona mare del centro.
porto diritto, a posto tutto quanto così. Okay, grazie. Facciamo un forte con quelli che sono. Allora, va bene, ci vediamo. Grazie. Grazie.